I postulati, un'altra caratteristica importante, non sono immediatamente verificabili, questo già mi sembra l'avevamo osservato a suo tempo, no? Per esempio il postulato dell'idrostatica che abbiamo visto, che dice che parla di particelle contigue all'interno del corpo del liquido, insomma, in situazioni di non equilibrio. È chiaro che nessuno può verificare cosa succede, diciamo, all'interno del liquido tra due porzioni di contigue di acqua posta alla stessa altezza. Quello che si può verificare sono le conseguenze, no? Quindi in generale, come anche non so, l'ipotesi di Aristarco di Samo, che il sole sia fermo, non è una cosa verificabile. Quello che si può verificare è che le conseguenze che si traggono sono coerenti con le osservazioni che si fanno, insomma. Quindi non c'è possibilità di verificare direttamente i postulati. Altra caratteristica importante è che quindi una teoria non è univocamente determinata, diciamo, dalle osservazioni. Perché posso avere teorie diverse, basate su postulati diversi, che spiegano gli stessi fenomeni. No. Cioè, quello che è importante è che la teoria possa, come dire, salvare fenomeni, fenomena Sozin, come si diceva allora. Però vi era consapevolezza del fatto che questo non individuava univocamente, diciamo, i principi della teoria. Ecco, altro aspetto essenziale, che a volte stranamente sottovalutato, è lo stretto rapporto, diciamo, tra la teoria e la tecnologia. Scienza si dice episteme in greco, e tecne significa arte o tecnica, insomma, e aggettivi come, non so, optiche, per esempio, significa ottica, o meccaniche, cioè meccanica, possono essere aggettivi sia di episteme che di tecne, cioè esiste una scienza meccanica e una arte meccanica, una scienza ottica e un'arte ottica, ma le due cose sono strettamente connesse, a volte quasi indistinguibili, insomma. Quindi è chiaro che uno dei fini essenziali, diciamo, di queste teorie matematiche è quello della progettazione tecnologica. Cioè, l'idrostatica serve a progettare navi, l'ottica serve a progettare oggetti come gli specchi ustori, insomma, la meccanica serve a progettare macchine, proprio il nome stesso lo dice, insomma, macchine soprattutto per il sollevamento dei pesi. È strano come questo sia potuto coesistere con una credenza che è durata secoli sul fatto che la scienza antica fosse disinteressata alle applicazioni, insomma, questo non rimane per me un mistero. Vabbè. Ora, vi è una stretta relazione tra questi due aspetti principali. Per la verità non mi ricordo se ne avevo già parlato in una delle prime lezioni, però è meglio ritornarci in ogni caso dopo che abbiamo visto un po' di sviluppi tecnici specifici. C'è tra questi due aspetti, cioè l'uso del metodo dimostrativo e il legame con la tecnologia, no? Perché? Perché se io parlo, diciamo, di oggetti realmente esistenti che posso vedere, posso toccare, posso usare, posso anche non essere completamente rigoroso, posso non essere interessato alle implicazioni logiche, insomma, no? Cioè a me non interessa sapere un oggetto che vedo galleggiare, perché galleggia, l'importante è che galleggi, insomma, no? Quindi il fatto che una certa forma implichi per esempio il galleggiamento stabile, se si riferisce a un oggetto, diciamo, che posso mettere nell'acqua e posso verificare direttamente se il galleggiamento è stabile o no, è un po', come dire, un lusso, insomma, che posso anche evitare, insomma. Se invece io devo fare una progettazione teorica di navi e quindi devo sapere prima di costruire una nave se galleggerà in modo stabile oppure no, perché se no spreco risorse, insomma, allora è chiaro che devo poter fare dei ragionamenti all'interno di una realtà virtuale che non si è realizzata ancora. E allora l'unico modo di farlo è fare dimostrazioni rigorose. Se non so fare dimostrazioni rigorose posso parlare solo dell'esistente, non posso parlare del virtuale che forse un giorno potrò costruire, non so se è chiaro. Quindi è essenziale il metodo dimostrativo per avere una progettazione scientifica di tecnologia, insomma. Ecco, questo mi sembra un aspetto importante che spesso è sottovalutato, insomma. Quindi non è un caso che Archimede, che costruisce la più grande nave dell'epoca, è anche quello che fa i teoremi sulla stabilità del galleggiamento, insomma. No. Se, finché devo costruire navi, come dire, simili a quelle che sono costruite per secoli, posso anche usare metodi puramente empirici, imitare quello che si è già fatto, insomma. No, se invece devo innovare radicalmente, devo sapere cosa succede con tale innovazione, quindi devo saper fare i conti teorici, insomma. Sapere che, diciamo, sì, adesso aggiungo il piombo, andrà a fondo, o se nessuno l'ha fatto, oppure continuerà a galleggiare. Ecco, devo saper calcolare le condizioni di galleggiamento. Quindi sono due aspetti, diciamo, strettamente connessi. Ora,
il rapporto, insomma, tra la teoria e la realtà, più che sul metodo sperimentale, più che sull'esperimento, come succede nella scienza moderna, e avviene proprio attraverso il rapporto tra teoria e tecnologia. Però questo non significa che l'esperimento sia assente, insomma, no? Esiste anche il metodo sperimentale, anche se spesso non è stato riconosciuto, e anche se ci sono delle differenze naturalmente tra il metodo sperimentale antico e il metodo sperimentale moderno. Ecco, una delle differenze è che manca l'esperimento cruciale, quello che in genere viene detto esperimento cruciale nella scienza moderna, no? L'esperimento cruciale è l'esperimento che fa decidere tra due teorie alternative, d'accordo? Non c'è nessun esempio di esperimento cruciale di questo tipo, diciamo, nella scienza antica. Però non è detto che questo sia un sintomo di inferiorità della scienza antica, cioè, visto che c'era la consapevolezza del fatto che la teoria non è inducibile univocamente dal dato sperimentale, è chiaro che non ci può essere l'esperimento cruciale, no? Cioè l'idea dell'esperimento cruciale corrisponde a una concezione un po' ingenua, per cui dall'esperimento si può dedurre o indurre, per meglio dire, univocamente alla teoria, insomma. Però vi sono esperimenti cruciali, diciamo, non riguardo alle intere teorie, ma riguardo a fatti specifici, no? Io taglio un nervo e poi vedo se il nervo è sensore o è motore, insomma, a seconda di quello che succede. Quell'esperimento basta a decidere tra le due possibilità, insomma. Però riguardano appunto fatti singoli, non teorie generali. O volevo fare un esempio semplice di metodo sperimentale. Poi c'è un altro motivo per cui spesso si dice che non c'era metodo sperimentale nell'antichità, oppure che era molto raro, che in certi casi i moderni hanno considerato sperimentali i risultati che gli antichi avevano dedotto come teoremi. Insomma, abbiamo fatto l'esempio nel caso del principio di Archimede, no? Che è diventato principio di Archimede quello che era il risultato di un teorema, dopo che si è visto come fatto sperimentale. Certo, Archimede non l'aveva visto come fatto sperimentale, l'aveva dimostrato come teorema a partire da un postulato, insomma. Questo ha aumentato quindi l'ambito delle scienze sperimentali nell'età moderna, insomma, certamente. Ecco, volevo fare un esempio di metodo sperimentale antico. C'è un passo di Archimede abbastanza interessante nell'Arenario, in cui Archimede descrive un metodo per misurare la grandezza apparente del Sole. Ecco, come si fa a misurare la grandezza apparente del Sole con qualche precisione? Allora lui dice, si può usare un apparecchio formato da un regolo, il regolo viene puntato verso il Sole e sul regolo può scorrere un cilindretto. A un'estremità del regolo si mette l'occhio e si fa scorrere il cilindretto finché copre esattamente il Sole. L'esperienza va fatta, diciamo, all'alba, al tramonto, in modo che il sole si possa guardare il sole senza avere eccessivi danni, diciamo. E beh, probabilmente voi pensereste che a questo punto, per misurare la grandezza apparente del sole, basta notare che quando il cilindretto copre esattamente il sole, la grandezza apparente del sole è la stessa del cilindretto. E quindi voi potete pensare che se questo è il cilindretto, molto più in là c'è il Sole, io posso misurare questo angolo alfa, misurandolo direttamente tra le rette tangenti all'occhio al cilindretto, no? E beh, Archimede dice che fare questo è sbagliato, perché le cose sarebbero così se la pupilla fosse puntiforme. La pupilla in realtà non è puntiforme, ha una certa ampiezza, e quindi in questa situazione io vedo il Sole, perché ci sono dei raggi visuali che dalla parte non centrale della pupilla vanno al di là del cilindretto e arrivano al Sole. E quindi dice, non posso fare questa misura se non so l'ampiezza della pupilla. Se conosco l'ampiezza della pupilla, allora naturalmente il conto lo posso fare, perché posso porre un altro cilindretto dell'ampiezza della pupilla al posto, diciamo, in cui si trova l'occhio. E quindi la figura da fare non è quella che ho disegnato prima, ma è quest'altra. E il vertice va preso al di qua dell'occhio, insomma, in modo da che le stesse semirette siano tangenti
al cilindretto che simula la pupilla, diciamo, all'altro cilindretto e al sole. D'accordo? Quindi per poter fare una misura del genere, preliminarmente bisogna misurare l'ampiezza della pupilla quanto guarda il sole. Tra l'altro la pupilla non ha sempre la stessa ampiezza. Quindi... E Archimede fa questo esperimento e misura l'ampiezza della pupilla. E lo misura prendendo due cilindretti, uno bianco e l'altro nero, e vedendo di che dimensioni debbono essere, perché da una certa distanza l'occhio vede che il bianco copre esattamente il nero quando tutte e due sono della stessa ampiezza. Questo può avvenire solo se la pupilla ha la stessa ampiezza del cilindretto bianco e di quello nero. Mi sembra un bel esempio sia di come dell'attenzione, come dire, verso gli aspetti concreti della misura, diciamo, dell'esperimento, e sia di uso di dati anatomici, insomma, no? Questo fa capire come l'ottica era strettamente connessa con l'ottica fisiologica, insomma, parlavamo l'altra volta, credo, dei rapporti tra Euclide e Orofila, insomma, allora il fatto che Archimede si preoccupi di dare una misura della pupilla, diciamo, un altro indizio che vanno nella stessa direzione. Ecco, io oggi pensavo di finire di parlare di scienza esatta ellenistica, volevo solo accennare al fatto che ci sono, come dire, scienziati di prima grandezza di cui non abbiamo parlato, come Apollonio di Perga, insomma, che fa le teorie delle coniche, insomma, o più tardo c'è, cioè, per esempio Menelao di Alessandria, che sviluppa la geometria sferica, insomma, è molto importante anche da un punto di vista concettuale, no? Perché si sviluppa una geometria per certi aspetti analoga alla geometria piana, perché anche in due dimensioni, però con postulati diversi, e quindi in qualche senso sono le più... La geometria sferica può essere considerata la più antica geometria non euclidea, insomma, in cui si parte da postulati diversi e si sviluppa un tipo di geometria diversa, in cui per esempio la somma degli angoli interni non è più due rette, insomma, ma è un'altra cosa, insomma, no? Quindi questo è un altro esempio, diciamo, di teoria importante. E volevo invece oggi accennare a altri sviluppi scientifici che non rientrano, diciamo, nella matematica, nel senso antico della parola, insomma. Ecco, una disciplina che è un po' a cavallo tra le discipline matematiche e quelle puramente empiriche, e in effetti non sappiamo nemmeno valutare bene a che posto fosse, perché non ci sono rimaste le opere teoriche, ci sono rimaste soltanto applicazioni, è la pneumatica. Non so se avete mai sentito parlare della pneumatica antica, insomma, che è lo studio del pneuma, se volete, in senso originario, di fatto è lo studio dei fluidi comprimibili, insomma. E la pneumatica si sviluppa a partire da Stratone di Lampsaco, di cui credo di aver parlato a proposito della caduta dei gravi, insomma, e Ctesibio, ma non ci resta nessuna opera né di Stratone né di Ctesibio. Ctesibio sappiamo che aveva scritto dei pneumatica teoremata, e non è chiarissimo che significhi questo titolo, insomma, l'aggettivo è ovvio, ma il teoremata può significare sia teoremi nel senso di dimostrazioni matematiche, sia dimostrazioni nel senso di esibizioni, cioè esperimenti da mostrare in pubblico, insomma, quindi forse è più probabile la seconda interpretazione della prima, insomma, però la prima secondo me non è esclusa, insomma. Pneumatica teoremata. E poi ho scritto anche degli upnemata, upomnemata, cioè dei commentari, insomma. Di questi abbiamo qualche informazione in più, cioè non ne abbiamo un rigo, però sappiamo che Vitruvio attingeva a loro quando descrive alcune delle invenzioni di Ctesibio, insomma, quindi forse attraverso Vitruvio si può avere un'idea del contenuto di questi commentari. E quello che è rimasto in parte è la pneumatica di Filone di Bisanzio, scritta intorno al 200 a.C. E anche in questo caso però è rimasta parte di un'opera che trasmessa col nome di pneumatica, che però riguarda una serie di esperimenti dimostrativi e di apparecchi, mentre Filone stesso in quest'opera rimanda per gli aspetti teorici a un'altra opera che aveva scritto, di cui non è noto nemmeno il titolo, cioè è noto una versione latina del titolo, che è molto suggestiva, secondo me può suggerire varie cose, che è il De Mirabilibus Arbitris. Cosa fossero questi arbitri mirabili, meravigliosi, insomma, non è chiaro, però si può sospettare che riguardasse in qualche modo la casualità, insomma, no? Certamente si trattava del moto degli atomi nel vuoto, questo lo dice Filone stesso quando cita questa opera, insomma. E quindi, quindi probabilmente riguardava aspetti casuali del moto degli atomi nel vuoto, insomma. Questo mi sembra molto interessante.
Allora io volevo raccontare qualcuno, i primi quattro in realtà, degli esperimenti descritti nella pneumatica di Filone di Bisanzio. Cioè non è rimasto solo un frammento in greco e poi sono rimaste versioni in latino o in arabo, però parziali, e c'è anche un testo italiano, rinascimentale, che era una traduzione da un testo che è perduto, quindi adesso diventa una fonte primaria, insomma, il testo italiano. Insomma. Però anche questo è un testo molto parziale. Ecco, il primo esperimento di cui parla Filone consiste nel, molto semplice, molto ingenuo se volete, consiste nel prendere un recipiente con un'apertura abbastanza piccola e immergerlo a capovolta in un liquido e verificare che non si riempie d'acqua. E questo serve a dimostrare che l'aria è un corpo, cosa non considerata ovvia, diciamo, all'epoca di Filone. E credo che anche oggi, insomma, nelle prime esperimenti che si fanno alla scuola elementare o alla scuola media, insomma, si dimostra l'esistenza dell'aria, almeno una volta si faceva, forse vale la pena farlo ancora, insomma, no? Con esperimenti di questo tipo, insomma. Poi vi sono parecchie pagine dedicate al principio del sifone. Cioè voi avete due recipienti, diciamo, uno posto più in alto, uno posto più in basso, e si vede che l'acqua può scorrere da quello posto più alto a quello posto più in basso, anche in un tubo ad U, anche se deve superare un dislivello, cioè se inizialmente deve salire, perché il sifone venga innescato, per esempio succhiando all'inizio, insomma, no? Dopodiché l'acqua sale e poi scende. Ci sono varie applicazioni del principio del sifone. La terza cosa che volevo ricordare, che è più interessante, è un esperimento sulla dilatazione termica dell'aria, che dà luogo a un apparecchio che sostanzialmente è un termometro a gas, che viene chiamato termoscopio e che sarà ripristinato, recuperato da Galileo Galilei sostanzialmente. Insomma. E l'apparecchio è formato da un recipiente che Filone chiama uovo, potete pensarlo come una sfera cava con una piccola apertura. Nell'apertura si inserisce un tubo che funziona come sifone e finisce all'interno di un vaso in cui c'è dell'acqua. Beh, se la sfera vuota, quindi che contiene l'aria, viene esposta al sole, per esempio, quindi viene riscaldata, si vede che dell'aria esce, passa attraverso il sifone e la si vede perché formano delle bolle che escono dall'acqua. Se poi la sfera viene raffreddata, allora il volume dell'aria contenuta diminuisce, quindi dell'acqua sale, entra nella sfera. Però se viene riscaldata di nuovo, quest'acqua ritorna nel recipiente e quindi il contenuto in acqua, diciamo, della sfera o il contenuto in acqua del recipiente può essere usato per misurare la temperatura della sfera. Questo Filone non lo dice esplicitamente, diciamo, di usarlo come strumento di misura. Del resto anche Galileo chiamava termoscopio questo apparecchio, quindi più per osservare che non per misurare. Però di fatto, diciamo, è una prima forma rudimentale di termometro ad aria. Diciamo. Ecco, per quanto riguarda l'ulteriore, un altro esperimento di cui volevo parlare, di Filone, ho portato queste schede attive per la scuola media dalla Nuova Italia, perché è descritto un esperimento che l'autore di queste schede, certo, immagino non lo sappia, ma è esattamente uno esperimento fatto da Filone di Bisanzio. Mi sembrava interessante mostrare la continuità didattica, insomma, no? Cioè queste cose si continuano a fare come per insegnare il metodo sperimentale ai ragazzi, diciamo, no? Però chi l'ha scritto probabilmente l'ha copiato da un altro libro, l'ha copiato da un altro e non sono consapevoli che la tradizione risale al 200 a.C., insomma, però è ancora viva, insomma, mi sembrava divertente.
Quindi leggo il procedimento così come in questa scheda didattica per la scuola media. Dice: fissa la candela su un piatto fondo, facendo sciogliere un po' di cera. Quindi la candela è fissata su un piatto fondo. E poi si riempie il piatto d'acqua. Quindi qui c'è acqua. Accendi la candela e poi coprila con un vasetto di vetro, che deve essere più alto della candela. Copri il tutto. Ecco, cosa succede? Non so se avete mai fatto questo esperimento. L'ha mai visto? Come? La fiamma si spegne, certamente. Questa è una delle cose che interessa a Filone. Però interessa di più un'altra cosa. Che succede oltre a spegnersi la fiamma? Come? Che succede del liquido? Si alza sotto la campana. Si alza sotto la campana, si alza, cioè viene risucchiato, diciamo, dall'esterno sotto la campana. Se non l'avete mai fatto, vi consiglio di farlo perché è divertente. E questo esperimento viene fatto appunto dal 200 avanti Cristo a oggi, lo faceva anche mia moglie a scuola quando insegnava la scuola media. Ecco, qual è la spiegazione di Filone? La spiegazione di Filone, che ho visto anche qui, non dà la spiegazione, dice semplicemente di descrivo quello che è successo, lascia le righe bianche, diciamo, spiego quello che è successo, lascia le righe bianche, lascia tutto così, non si compromette, insomma. Però in qualche libro moderno, di qualche anno più vecchio di questo, ho trovato la stessa spiegazione sbagliata che dà Filone di Bisanzio, che evidentemente si è trasmessa per 22 secoli, insomma. Cioè che la combustione consuma aria e quindi diminuisce il contenuto di gas sotto, e quindi questo fa risalire l'acqua. Questa è la spiegazione di Filone di Bisanzio. In realtà la spiegazione è scorretta da un punto di vista moderno, perché l'ossigeno che scompare non fa altro che tramutarsi in anidride carbonica, diciamo. E per ogni molecola di ossigeno 2 ce n'è una di CO2, diciamo, quindi il contenuto come numero di molecole rimane esattamente lo stesso. Però è suggestiva la spiegazione, può venire in mente, perché cioè, è chiaro, come dire, che c'è qualcosa che scompare nell'aria, no? Perché tra l'altro si erano fatti esperimenti che si vede quando la candela non può più ardere, anche un uccellino non può più vivere, per esempio. Se mette l'uccellino sotto la campana di vetro muore, come la candela si spegne, insomma. Quindi c'è qualcosa nell'aria che serve sia ad alimentare le fiamme, sia a permettere la respirazione. Cioè, questo è chiaro nell'antichità. E quindi se scompare qualcosa viene l'idea che, come dire, si fa spazio per. No, in realtà la spiegazione è diversa. La spiegazione è che l'aria illuminata dalla candela è calda. E il liquido in realtà sale dopo che la candela si è spenta, subito dopo, non contemporaneamente. Quindi sale semplicemente perché raffreddandosi dopo la spenta della candela, l'aria diminuisce di volume e quindi attira un po' d'acqua. No. Questa è la respirazione corretta. Ecco, però al di là del fatto che la spiegazione di Filone non fosse quella corretta, mi sembra interessante che un esperimento che viene consigliato ancora oggi nelle schede didattiche per insegnare metodo sperimentale ai ragazzini, diciamo, è copiato sostanzialmente dalla pneumatica di Filone di Bisanzio, cioè di un'epoca in cui si dice che non esistesse il metodo sperimentale. Allora mi sembrava bello leggerlo sulle schede della Nuova Italia, cioè è un libro della Nuova Italia. Ecco, parlando di Filone di Bisanzio, a proposito della sua opera perduta sul moto degli atomi nel vuoto, appunto il cui titolo latino è questo De Mirabilibus Arbitris, mi sembrava suggestivo leggere un altro passo di Filone, perché di Filone non c'è rimasta solo la pneumatica, è rimasta anche un'opera, cioè frammenti, parti di un'opera molto più grande, che era un trattato generale di meccanica, insomma. Meccanica nel senso proprio concreto, quasi di ingegneria, insomma, con varie sezioni dedicate alla costruzione di vari oggetti, in particolare di macchine belliche, insomma. Quindi c'è una sezione per esempio sulla belopoeica, cioè sulla costruzione delle catapulte, insomma. E nel
trattato sulla costruzione delle catapulte c'è un passo che io trovo estremamente interessante, insomma, nella Bella Poetica. Allora volevo leggerlo. E Filone dice: molti che intrapresero la costruzione di macchine di uguale grandezza, adottando la stessa struttura, lo stesso tipo di legno e lo stesso metallo, senza cambiare neppure il peso, ne fecero alcune con lunga gettata e grande forza di penetrazione, e altre di molto inferiori. E se si chiedeva loro il perché, non sapevano indicarne la causa. Cioè si cerca di fare, di costruire le catapulte esattamente allo stesso modo, diciamo, e nonostante ogni accorgimento per farle uguali, il risultato è completamente diverso. Quindi c'è una riuscita apparentemente casuale, insomma. Allora il problema è di capire cosa c'è di casuale nella costruzione di una catapulta. Se si chiedeva loro il perché, non sapevano indicarne la causa. Si può applicare a questo argomento l'osservazione dello scultore Policleto. Egli disse infatti che il giusto risultato si ottiene mediante molti calcoli grazie a piccole differenze. Mi parlava della costruzione delle statue, no? Si altera pochissimo la proporzione del naso, da bello diventa brutto, diciamo. Allo stesso modo, in questa tecnica, in questa tecne, essendo necessari molti calcoli, piccole variazioni in alcune singole parti producono un grosso errore nel risultato finale. Quindi c'è l'idea che siccome la gittata finale dipende dai dettagli costruttivi, diciamo, attraverso una catena di relazioni quantitative molto complessa, un errore piccolo iniziale si può amplificare. E quindi c'è l'idea che un'apparente casualità nasce, diciamo, da una catena di relazioni matematiche che amplificano le differenze. Che è un'idea che penso che avete già sentito dire, insomma, è l'idea è base, diciamo, del quello che si chiama il caos, diciamo, detto in termini moderni, insomma, non nel senso di. E quindi ora questo non dimostra niente, naturalmente, sta parlando d'altro, però mi viene da pensare che una persona che aveva idee del genere, che ha scritto un libro sul moto degli atomi nel vuoto, che si chiama, il cui titolo latino è De Mirabilibus Arbitris, si può anche congetturare che idee dello stesso tipo le avesse applicate anche al moto degli atomi, insomma, non lo so, questo la butto lì come congettura, insomma, non. Naturalmente, diciamo, il grosso del Trattato di Filone, come quelli successivi di cui riparleremo, il più noto è quello di Erone di Alessandria, di pneumatica, servono a illustrare apparecchi. Insomma. Alcuni però, quello che è interessante, è che mentre gli apparecchi di Erone di Alessandria, che è di epoca imperiale, sono tutti apparecchi ludici, insomma, no? Quelli di Filone sono o apparecchi con qualche utilità pratica, oppure apparati sperimentali dimostrativi, come sono questi due che sono rimasti sulla lavagna, insomma. Quindi mi sembra una bella prova dell'esistenza del metodo sperimentale. Insomma. A Filone si occupa anche di cose come la costruzione di teatri automatici, che sarà anche un argomento poi ripreso da Erone. Insomma. Ecco, detto questo, volevo dire qualcosa, insomma, sulle scienze non matematiche, non dimostrative, quindi sulle scienze empiriche, diciamo, nello stesso periodo. Insomma. Quindi volevo accennare alla zoologia, per esempio. Ecco, la zoologia già in Aristotele ha un notevole sviluppo, insomma. Cioè, Aristotele, noi abbiamo parlato poco di Aristotele, insomma, dal punto di vista di quella che oggi si chiama fisica, insomma, è molto lontano dalla scienza moderna, ma anche dalla scienza ellenistica, insomma. E invece questa distanza è molto minore, o non c'è proprio nel caso della zoologia. Spesso si capisce meglio Aristotele, sono convinto di questo, se si capisce che il suo interesse fondamentale è la zoologia. Non mi ricordo se abbiamo mai parlato della sua teoria dell'antiperistasi, perché una freccia si muove anche nell'aria dopo che è stata lanciata, no?
non ne abbiamo accennato. No, perché c'è questa teoria aristotelica che è stata anche ripresa all'inizio dell'età moderna, che è sempre sembrata molto buffa, insomma, molto strana. Cioè, perché per Aristotele, diciamo, le forze sono la causa del moto. Quindi per muovere un oggetto c'è necessaria una forza. Ora, se io scaglio una freccia con un arco, finché la corda dell'arco spinge la freccia, è ovvio che la freccia si muove. Ma quando la freccia si stacca dall'arco, perché continua a muoversi? Se nessuna forza la spinge? No, è chiaro, se non ho un principio di inerzia, insomma, e penso che per il moto è necessaria sempre una forza, questo è un problema da risolvere. E la spiegazione di Aristotele è molto strana. Cioè, dice, la freccia con un altro corpo lanciato, prendiamo una lancia per esempio, una freccia, dice, beh, comincia a muoversi, beh, quando si muove rompe l'aria, dietro di essa si forma del vuoto, perché si è appena spostata e quindi si forma del vuoto, l'aria si sposta per riempire il vuoto fatto e così continua a spingere la freccia. Quindi il moto, una volta, diciamo, innescato, continua grazie a questo moto vorticoso d'aria, insomma. Ora, la teoria è molto strana, cioè può apparire molto strana. A me sembra che, come spesso accade, diciamo, delle teorie che sembrano assurde, insomma, in genere hanno sempre un'origine, insomma. E una delle origini più comuni, che sono estrapolazioni indebite, di idee che in qualche caso particolare funzionano. Insomma, no, questo per esperienza, diciamo, è una delle più frequenti cause di errore. Diciamo. Ecco, se uno pensa non alle frecce, ma pensa a un pesce, diciamo, o a un uccello, cioè si ricorda che Aristotele è interessato più agli animali che agli oggetti inanimati, capisce l'origine di questa cosa. Cioè, un uccello si muove grazie all'aria in cui è immerso, e un pesce si muove grazie all'acqua. E si muove perché provoca dei movimenti dell'acqua che lo spingono, grazie ai movimenti della pinna. Insomma, lo stesso fa l'uccello con le ali. Insomma. Allora, uno che ha riflettuto e ha scritto dei libri sul moto degli animali, insomma, e ha scritto qualcosa su come si fanno i pesci a nuotare, come fanno gli uccelli, poi estrapola questo al caso della freccia e li sbaglia. Insomma. Però se si ritorna, diciamo, nell'ambito in cui era nata inizialmente l'idea gli diventa ragionevole. Insomma. È vero che il pesce si spinge grazie al mezzo, insomma. Lui pensava che allo stesso modo anche la freccia avesse bisogno di un mezzo per muoversi. No? Però, tornando al caso della zoologia, perché è interessante la zoologia di Aristotele? Beh, innanzitutto ci sono lui ha scritto vari libri, no? Sapete, sugli animali, insomma, l'Historia Animalium, le parti degli animali, sul moto degli animali. E, per esempio, c'è una descrizione abbastanza accurata di almeno 500 specie animali diverse, insomma, e la descrizione riguarda sia aspetti del comportamento, quelli che oggi diremmo etologici, sia l'anatomia anche interna, insomma. Quindi si basa anche su esperimenti di dissezione per descrivere l'anatomia interna, e nel caso degli insetti anche di vivisezione. Quindi anche questo dà un'idea, diciamo, di che tipo di approccio sperimentale c'era all'epoca, insomma. E poi ci sono dei criteri di classificazione relativamente moderni, tra virgolette, cioè non moderni rispetto ad oggi, ma moderni rispetto al XVI secolo, certamente. Insomma, no. Per esempio, e poi c'è un uso nuovo della terminologia, cioè non c'è una terminologia completamente convenzionale in Aristotele, come sarà in Eroflio di Calcedonio, di cui parlerò tra poco, però si fanno grossi passi in questa direzione, cioè per esempio c'è l'uso nuovo di termini già esistenti in greco, che però vengono definiti e il termine viene usato in un termine nuovo, oppure si creano parole nuove, però le parole nuove sono sempre parole composte e il significato è quello indotto dalla composizione, non è completamente convenzionale, insomma, no. E termini che introdotti da Aristotele, che sono usati ancora oggi, sono per esempio entoma, beh, non è usato oggi entoma, è usato però nei derivati. È usato il calco latino, che è insecta, insomma, il termine insetti è dovuto a Aristotele, insomma, no? Cioè, significa segmentati. Gli insetti di Aristotele in realtà servivano a descrivere un ambito di animali più ampio di quelli che oggi si chiamano insetti, corrisponde più o meno ai nostri artropodi, insomma. Però il termine è rimasto quello aristotelico di insecta. Il termine coleotteri è un termine coniato da Aristotele, insomma. Significa con le ali foderate, coleoptera.
No, e quindi il significato è proprio quello dato dai due costituenti della parola. Però l'idea di fare un composto nuovo e usarlo per indicare un certo gruppo di animali è chiaro che è un grosso passo verso una terminologia convenzionale, insomma, no? Per esempio il termine cetacei. Il termine cetacei viene da ketos. La parola ketos in greco c'è già in Omero, insomma, significa mostro marino, animale marino enorme. E Aristotele definisce il cetaceo come un animale marino viviparo e che ha latte piccolo, insomma, e quindi, ed è consapevole che non si tratta affatto di pesci, insomma, no? E quindi introduce, diciamo, l'idea del cetaceo nel senso moderno, insomma. Quindi vi sono diversi aspetti interessanti, diciamo, nella zoologia aristotelica. E poi c'è un passo particolarmente interessante, che io sospetto che non sia di Aristotele. Ecco, voi sapete che in Aristotele le spiegazioni sono essenzialmente teleologiche, insomma, no? Cioè, finalistiche, insomma. Cioè le cose sono fatte in un certo modo perché debbono realizzare un fine, insomma. Quindi in particolare la forma degli organi, insomma, degli animali, è preadattata per il fine che debbono realizzare. Però a un certo punto nella fisica si scrive questo, ma sorge una difficoltà. Cosa impedisce alla natura di agire non con un fine per il meglio, bensì come piove Zeus, non per far crescere il frumento, ma per necessità, poiché il vapore innalzandosi è raffreddato e raffreddandosi si trasforma in acqua e cade. Quindi sostituire, diciamo, le cause finali delle cause efficienti, insomma, no? Cosicché nulla impedisce che anche le parti degli esseri viventi si abbiano allo stesso modo e che per esempio per necessità i denti incisivi si formino affilati e adatti a tagliare e quelli molari invece piatti e utili a triturare il cibo e che ciò non avvenga per tali fini ma accada a caso. E nulla impedisce che sia così anche per le altre parti che sembrano essersi formate per un fine. E dunque, nei casi in cui tutto è accaduto accidentalmente, ma come se fosse avvenuto per un fine, quegli esseri si sono salvati, perché costituiti accidentalmente in modo opportuno. Quelli invece per i quali ciò non è avvenuto, si sono estinti e si estinguono. Ecco, qua c'è proprio l'idea della selezione naturale, direi. Insomma, questo è un... Questo passo, ecco, forse vale la pena scoprire come l'ho scoperto, no? Perché io non ho letto tutta la fisica di Aristotele, però a un certo punto ho capito come fare a scoprire passi interessanti in questo modo, insomma. Basta leggere gli autori moderni a cui è attribuito e si scopre che li citano, insomma. Anche se poi dopo successivamente se ne perde notizia. Cioè questo passo l'ho scoperto perché è citato da Darwin nella sua opera fondamentale, insomma, e lo cita proprio nella prima pagina, dicendo però che per lui non ha avuto importanza, insomma, no? Allora, c'è stata un'epoca in cui mi sono molto divertito, perché così scoprivo tutti i passi interessanti dell'antichità, no? Legge Darwin, legge Freud, ho scoperto quello che diceva Erofilo di Calcedonia sui sogni, in cui c'è tutta la teoria, e così via. Leggendo Galileo si scopriva, vabbè, si poteva andare avanti. Ora, interessante, ci sono due aspetti interessanti. Innanzitutto, ecco, questa idea c'è anche altrove, c'è anche in Empedocle già, c'è anche in Lucrezio, nel De Rerum Natura, cioè l'idea che, in Empedocle c'è l'idea mitica che c'è stata un'epoca in cui nascevano animali formati mescolando a caso tutte le membra, insomma, quindi uomini con la testa di bue, nasceva di tutto, insomma. E poi quelli che non erano stati formati in modo da poter sopravvivere e procreare, si erano estinti, erano rimasti quelli formati in modo... In Lucrezio questa idea è meno mitica, sviluppata in modo più razionale, più scientifico. Ecco, però sembra fare a pugni con l'idea fondamentale di Aristotele, insomma. Per Aristotele l'idea delle cause finali è fondamentale, insomma. E poi, ecco, quello che adesso non ho qui, vi dico a memoria, perché ho dimenticato di portare il testo, è il modo in cui viene risolta la difficoltà subito dopo, che è molto debole. Cioè dice Aristotele sostanzialmente, ma chi dice questo sbaglia, perché
Perché i denti canini sono sempre affilati, non una volta sì e tante no, insomma. Quindi non sono casuali, perché sono sistematici. Allo stesso modo, se piove sempre d'inverno, la cosa è sistematica, non posso dire che si svolge a caso, mentre se piovesse durante la canicola, allora sì, sarebbe un fatto casuale. Cioè lui esclude, diciamo, questa possibile origine casuale, perché perché la forma di certi organi è si ripete in modo sistematico. Ora è chiaro che l'obiezione a questa obiezione è già nell'affermazione iniziale, cioè se si sono estinti quelli in cui era fatto in modo diverso, è chiaro che sistematicamente adesso si hanno sempre gli organi in modo che funzionano, che realizzano i fini, no? Quindi sembra, diciamo, un modo di risolvere la questione che, come dire, il livello si abbassa rispetto a quello dell'obiezione nella soluzione, no? Ecco, com'è possibile questo da parte di una persona come Aristotele, insomma. Io ho una congettura di cui sono abbastanza convinto, insomma. Cioè che la risoluzione dell'obiezione era stata scritta prima che fosse interpolato il passo che ho letto. Cioè se uno legge: nulla impedisce che le parti degli esseri viventi si abbiano allo stesso modo, che ad esempio per necessità i denti incisivi si formano affilati e adatti a tagliare quelli molari invece piatti e utili a triturare il cibo, e ciò non avvenga a tali fini, ma accada a caso, e nulla impedisce che sia così anche per le altre parti. E subito dopo fosse scritto: ma ciò non è possibile perché è sistematica la forma, allora tutto funzionerebbe bene. Allora si può pensare che Aristotele avesse scritto questo e che qualcun altro poi abbia interpolato il passo intermedio. Cioè, per spiegare meglio l'obiezione, ci ha aggiunto questa idea molto forte che solo gli esseri che per caso si sono formati come se si fossero formati grazie a un fine sono sopravvissuti. Insomma, questo spiegherebbe. Ecco, io ho anche un'idea su chi potrebbe aver fatto questa interpolazione, no? Perché voi sapete che le opere di Aristotele non erano state pubblicate in vita di Aristotele, insomma, erano appunti scritti dagli studenti che ascoltavano le lezioni, insomma, e dopo che Aristotele è morto questi hanno continuato a scrivere, a migliorare gli appunti, cercando di inserire altri argomenti, e la redazione è stata curata da Teofrasto, che era il principale allievo di Aristotele, e Teofrasto è particolarmente interessato alle scienze biologiche, alla botanica, alla zoologia, e ha scritto contro le cause finali, insomma, quindi era uno che criticava questa idea teleologica di Aristotele, insomma, ed è a lui che dobbiamo la redazione che ci è arrivata dalla fisica, insomma. Quindi mi sembra molto plausibile che Teofrasto, dovendo esprimere meglio questa obiezione, che magari l'aveva fatta lui al maestro, insomma, no? Perché a lezione, dicevo, qualcuno obietta, nel momento in cui l'ha spiegata meglio l'obiezione, no? Indebolendo in questo modo la risposta, insomma. Cioè, quello che sia proprio Teofrasto è una congettura, mi sembra plausibile, comunque che questa spiegazione sia stata interpolata dopo che era stata già scritta la risposta di Aristotele, l'unico modo, secondo me, permette di spiegare come mai si risponde con un argomento che è molto debole, che rimane al di là del piano, diciamo, su cui è stata sollevata l'obiezione. Ecco, questo mi sembra molto interessante perché comunque fa capire che c'era l'idea che se si sovrappone, diciamo, a una variabilità casuale, una selezione, si ottiene un risultato che simula, diciamo, la causa finale. Diciamo, no? Questa è l'idea che viene ripresa poi in epoca moderna, insomma, come molte idee moderne si trova già nell'antichità. La differenza è che nell'antichità si trova espressa per la prima volta, quindi argomentata, mentre quando è ereditata passivamente, diciamo, la si trova gratuita spesso. Insomma, no? Per questo secondo me è molto interessante studiare la scienza antica, oltre che la storia della scienza in generale. Ecco, quali sono le novità che si hanno nel periodo ellenistico, diciamo, in zoologia e in botanica? Ci sono una serie di novità importanti, per esempio ad Alessandria, voi sapete che uno dei principali centri, diciamo, della scienza ellenistica, Alessandria d'Egitto, vi è qualcosa che si può chiamare giardino zoologico, cioè ci sono, però non un giardino zoologico nel senso di esibizione al pubblico, nel senso di animali esotici conservati e allevati a scopo di studio, a disposizione degli studiosi del Museo di Alessandria. Insomma, no? E questo naturalmente permette di fare una serie di esperimenti, in particolare si fanno esperimenti di ibridazione per creare razze diverse.
Ora, le ibridazioni per creare razze diverse si erano sempre fatte, da che esiste la pastorizia, insomma, però si facevano con tempi estremamente più lunghi, insomma. Una cosa è se vengono fatte, diciamo, dai pastori, una cosa è se vengono fatte a scopo di studio da scienziati, insomma. È chiaro che si fanno molti più tentativi, anche se, perché c'è, come dice, il re che paga comunque, insomma, non c'è bisogno di avere un risultato economico immediato, questa è la differenza. Questo permette di fare sperimentazioni in numero e in frequenza e quindi con ritmi completamente diversi, che se lo deve fare la persona che deve ricavarne direttamente un vantaggio pratico, no? E quindi lo fa solo se ha notevole garanzia che la cosa vada a buon fine, insomma, no? Quindi non sono veri esperimenti quelli fatti dal pastore, insomma. E poi c'è lo sviluppo della botanica, in particolare in Teofrasto, che è particolarmente importante. C'è un inizio, se volete, di sviluppo della fisiologia vegetale, insomma. E poi in Teofrasto appare, almeno a me sembra che appaia per la prima volta, l'idea della mutazione, che è un'idea molto importante, che poi sarà ripresa appunto in epoca moderna, millenni dopo, non secoli dopo, insomma. Cioè, Teofrasto dice che ci sono variazioni nelle piante tra una generazione e la successiva, e che queste variazioni possono essere di due tipi diversi. Alcune sono indotte da cause esterne, per esempio se trapianto una pianta su un terreno diverso o in un clima diverso, la pianta cresce in modo diverso, diciamo. Cioè, poi ci sono altre variazioni invece che sono totalmente immotivate e che se non si verificano nella pianta ma nel seme. E queste mutazioni completamente immotivate che appaiono nel seme si trasmettono alle generazioni successive. Ecco, a me sembra che ci siano tutti gli elementi per parlare di mutazione nel senso moderno, insomma, no? E questo per dare un'idea di una, diciamo, delle idee nuove che sono in Teofrasto. Ecco, dopodiché vorrei dire qualcosa sulla medicina. E la medicina, voi sapete che aveva un'antica tradizione in Grecia, insomma, quello è considerato il padre della medicina, Ippocrate, insomma. Però la medicina ippocratica era sostanzialmente una tecne, come dire, un insieme di tecniche basate sull'esperienza, insomma, che aveva ben poco a che vedere con la scienza, nel senso che abbiamo usato questa parola finora, insomma. Ecco, nel periodo ellenistico si ha un salto di qualità. I maggiori esponenti sono Erofilo di Calcedonia e Erasistrato di Ceo. Erofilo lavora ad Alessandria, Erasistrato sembra ad Antiochia. Dopodiché le novità in qualche modo si spengono, insomma. Il massimo esponente della medicina di epoca imperiale è Galeno. Allora, ecco, una prima cosa interessante che mi sembra da dire, importante per capire qual è la situazione anche degli studi di storia della scienza, è che oggi la maggioranza degli studi di storia della scienza sulla medicina antica riguardano Ippocrate e Galeno, insomma, no? E non il periodo ellenistico intermedio. E c'è un buon motivo per questo, naturalmente, che abbiamo il corpus ippocratico formato di tante opere, abbiamo un insieme sterminato di opere di Galeno, non abbiamo nessuna opera né di Erofilo né di Erasistrato, insomma. Però non è solo questo, diciamo, no? C'è anche un interesse maggiore per questa continuità che si ricostruisce a posteriori, insomma. Cioè, i medici di epoca imperiale si rifanno a Ippocrate, scrivono commenti ad Ippocrate, insomma, e scavalcano completamente quello che è successo nel periodo intermedio, che per loro rimane abbastanza difficile da capire, insomma, no? E quindi è anche più difficile per questo, insomma, studiare la medicina ellenistica. Però sono stati fatti gli studi recentemente, per esempio su Erofilo di Calcedonia, c'è un bellissimo lavoro di von Staden che risale all'89, se ricordo bene, in cui per la prima volta sono stati raccolti tutti i frammenti e tutte le testimonianze. Prima non era stato fatto nemmeno questo lavoro. E quindi ne esce fuori un quadro, diciamo, abbastanza chiaro. Un lavoro analogo è stato fatto successivamente per Erasistrato. Ora, quali sono le novità essenziali, insomma? Una prima novità importante è il metodo sperimentale, naturalmente. Il metodo sperimentale in medicina significa innanzitutto la nascita dell'anatomia come scienza.
Voi sapete che significa anatomia? Lei certamente, no? Perché, però non so se lo sa anche lui. Cioè, anatomia significa dissezione, significa, no, temno significa taglio, insomma, quindi non esiste anatomia se non si fa dissezione del corpo, insomma, nel senso etimologico della parola. E mentre in epoca classica venivano dissezionati soltanto i corpi degli animali, insomma, per esempio il bue veniva sezionato continuamente anche per, sia dai macellai sia dai sacerdoti, perché venivano infatti venivano sacrificati, diciamo, no, agli dèi, e invece c'era un tabù che impediva la dissezione del corpo umano, insomma, e quindi si procede per analogia. Il medico doveva pensare che più o meno il suo paziente deve assomigliare al bue, e su questa base cercare di capire cosa ci fosse dentro il corpo, insomma, che. E invece con Erofilo di Calcedonia comincia la dissezione sistematica del corpo umano, insomma, questa è una cosa fondamentale. E che poi viene fatta anche da Erasistrato, viene fatta anche da altri, insomma. Poi c'è l'altro aspetto, diciamo, che. No, però ecco, il metodo sperimentale non riguarda solo questo. Per esempio c'è un famoso esperimento che è dovuto a Erasistrato di Ceo, che riguarda il metabolismo. Cioè Erasistrato prese un animaletto, un uccellino se ricordo bene, lo rinchiuse in modo che potesse, diciamo, respirare ma non potesse attingere né acqua né cibo, finché non, l'uccellino non morì. E dopodiché pesò l'uccellino morto insieme con tutti i suoi escrementi, i secreti e così via, per confrontare il peso con quello dell'uccellino vivo all'inizio, insomma. E scoprì che il peso finale era minore di quello iniziale. E quindi l'idea di fare queste misure con la bilancia, insomma, per cercare di capire il funzionamento del metabolismo, è chiaro che riflette un aspetto del metodo sperimentale, insomma. Fu ripresa questa idea da un contemporaneo di Galileo, che fece un esperimento molto simile, che è Santorio Santorio, non so se ne avete mai sentito parlare, che era un medico, appunto amico tra l'altro di Galileo, che fece anche esperimenti col pendolo, inventò un pulsilogio, cioè lui per misurare la frequenza del battito aveva un pendolo, diciamo, con lunghezza variabile, e quindi faceva variare la lunghezza del pendolo finché il pendolo entrava in sincronia con il battito del paziente. Allora poi si segnava quanto era lungo il pendolo, lo associava al paziente, e in questo modo misurava le pulsazioni, insomma. E inventò una serie di apparecchi, insomma. E uno degli esperimenti che fece, che vengono considerati l'inizio del metodo sperimentale nell'età moderna, insomma, fu quello di prendere un uccello e pesare, cioè ripetere esattamente l'esperienza di Erasistrato. Però in genere si dice che lui non sapesse dell'esperienza di Erasistrato, perché Galeno, che lui certamente aveva letto, non la riporta, però ci sono altre fonti che la riportano, insomma. È interessante anche la conclusione che trasse Erasistrato da questo esperimento, perché quello che verificò è che il peso finale era inferiore al peso iniziale. Cioè l'uccellino morto, più tutti i segreti, gli escreti, eccetera, pesava meno dell'uccellino vivo. Ebbene, qual è la conclusione che trae Erasistrato? Avrebbe voluto trarre la conclusione che c'è del peso che si distrugge, diciamo. E invece, siccome evidentemente era molto chiaro il principio di conservazione della massa, che viene attribuito poi a Lavoisier, insomma, qualche millennio dopo, la conclusione di Erasistrato fu del tutto diversa. Dice, allora si dimostra in questo modo che esistono emanazioni inosservabili, insomma. Evidentemente l'uccellino ha emesso, diciamo, delle emanazioni invisibili, insomma, durante la vita, che non ho potuto osservare, insomma, e lì se n'è andato parte del peso, insomma. E la conclusione di Santorio Santorio sarà esattamente la stessa, naturalmente, diciamo, parlerà di una traspirazione insensibile, insomma, traducendo in latino i termini di Erasistrato, insomma, no? E questo mi sembra un altro bel esempio, un esempio che spesso è fatto, insomma, del metodo sperimentale antico, insomma. Per quanto riguarda gli esperimenti fatti di fisiologia, insomma, fatti da Erofilo, vi sono anche quei tremendi esperimenti di vivisezione, insomma, di cui parla per esempio Tertulliano, insomma.
cioè sembra che lui avesse la possibilità di vivisezionare condannati a morte che gli erano consegnati dal sovrano, insomma. E in effetti, questo lo dice Tertulliano, lo dice anche qualche altra fonte antica, ma in realtà sembra necessario che lui abbia fatto questo, perché quando lui per esempio distingue quali nervi sono sensori e quali sono motori, è difficile farlo se non si prova a tagliarli, insomma, non ci sono altri modi. Quindi lui doveva aver tagliato il nervo ottico e poi vedere se la persona era diventata cieca oppure non poteva più muovere l'occhio, per capire qual è la differenza tra il nervo oculomotore e il nervo ottico, insomma. Sono cose tremende, insomma, no? Non lo so, a me piacerebbe pensare che a questi poi viene risparmiata la vita dopo che gli hanno tagliato i nervi, però non c'è nessuna fonte che mi autorizza, diciamo, a farlo con qualche ragione, no? Nulla che sostiene questa speranza. È anche vero, diciamo, che noi non sapremmo qual è l'organo, qual è il nervo oculomotore se qualcuno non avesse fatto questo, insomma, no? Quindi sono quelle cose tremende. Ecco, però anche in questo aspetto tremendo, secondo me c'è qualcosa di moderno, insomma, no? Ci sono problemi che poi risolvono in epoca moderna, non a caso, insomma, no? Quindi ci sono aspetti di modernità del periodo ellenistico anche dal punto di vista negativo, secondo me, oltre che dal punto di vista positivo, se c'è stato. Ecco, per quanto riguarda la conservazione della massa, che spesso viene considerata un'idea moderna, insomma, se non addirittura di Lavoisier, c'è un'altra, diciamo, testimonianza antica abbastanza significativa, no? Che è in Luciano, e in particolare nella vita di Demonatte, di Luciano. Demonatte era un filosofo cinico, insomma, di cui Luciano ha scritto La vita, e raccontando La vita racconta un po' di risposte argute che Demonatte dava alle domande che gli venivano fatte. Insomma, tra queste domande c'è questa, dice: quante mine di fumo si ottengono bruciando 1000 mine di legna? E qualcuno lo voleva prendere in giro, perché che significa pesare, a mina è una misura di peso, non so, che significa pesare il fumo, come si fa a pesare il fumo, insomma. E Demonatte rispose, diceva, pesa la cenere, il resto è quanto il peso del fumo. No, ora, da un punto di vista moderno, la risposta non è corretta, no? Perché ci sono reazioni che convolgono gas, insomma, si formano idride carboniche, bisognerebbe pesare. Vabbè. Però è chiaro che per dare una risposta del genere bisogna avere in mente un principio di conservazione della massa, insomma, se no non si potrebbe dare. Insomma. Quindi è abbastanza chiaro che massa o del peso, se volete. No? Scusate, forse vale la pena fare un'osservazione su questa distinzione tra massa e peso. Cioè, si insiste molto, anche a scuola, addirittura alla scuola media, no? Non confondete la massa con il peso, insomma. A me sembra un errore dal punto di vista didattico, io confonderei sistematicamente la massa con il peso, finché non si deve parlare di qualche esperimento in cui G non è costante. Insomma, no? Cioè, è chiaro che se l'accelerazione di gravità fosse una costante universale, sarebbe insensato distinguere massa e peso, basta prendere come unità di misura la stessa, coincidono anche le grandezze. Il motivo essenziale per distinguere massa e peso è il fatto che la relazione è che il rapporto tra le due è variabile, insomma, perché G è la costante di gravità, l'accelerazione di gravità cambia se io vado in alta montagna oppure se vado sulla Luna. Ma se io non devo fare nessun esperimento né in alta montagna né sulla Luna, né cambiare nemmeno di latitudine, come non succedeva nell'antichità, non ha senso distinguere da massa e peso, secondo me. No. E quindi io sono, secondo me, autorizzato a distinguere tra massa e peso solo quando ne ho bisogno, cioè quando sono motivato dal fatto che mi sono due situazioni in cui ho diverso rapporto tra massa e peso, no? Qui G è variabile, insomma. No, mi sembra una cosa significativa di quello che dicevo prima, qualche volta fa, la fossilizzazione delle conoscenze, cioè raccontare ai bambini che guardate bene che la massa è diversa dal peso, perché uno è 9,8 volte l'alto, poi parlando di 9,8 come di una costante, insomma, ed è tutto gratuito, serve solo a complicare le cose, insomma. E quindi, vabbè, nell'antichità si parlava di conservazione di peso, conservazione di massa era lo stesso, non era notato che cambiava con la latitudine, la differenza è minima, no? Oggi si insiste su questo perché si può andare sulla Luna oppure si possono fare imprese spaziali, ora è chiaro che la differenza diventa essenziale, insomma. Oppure anche se voglio fare un esperimento sul Monte Bianco, insomma, ma finché non ho cose del genere non ha molto senso. Va bene, chiusa la parentesi sulla conservazione della massa. L'altro aspetto, l'altra novità essenziale
dell'anatomia, più ancora che della medicina ellenistica, e l'uso di una terminologia convenzionale. Ne avevamo già parlato un'altra volta, ma io insisterei su questo punto perché mi sembra fondamentale. Cioè è chiaro che Erofilo, dovendo dissezionare per la prima volta il corpo umano, scopre tante strutture che nessuno aveva mai visto e quindi deve sistematicamente inventarsi tutta una terminologia, insomma. E quindi facendo questo non fonda solo l'anatomia, ma fonda una nuova concezione della lingua, insomma. Questo è un aspetto fondamentale, insomma, no? Che non... e direzioni poi vanno contemporaneamente o poco dopo anche i matematici, insomma. Facevo l'esempio di Apollonio di Perga, che si inventa le parole parabole, iperbole, ellisse, insomma, per descrivere le sezioni coniche, insomma, no? Quindi l'idea di inventarsi le parole per descrivere concetti diventa particolarmente importante se uno vuole creare molti concetti nuovi, insomma, no? Non è più ristretto, diciamo, dal vocabolario, diciamo, nell'opera, e quindi è essenziale per fare scienza, insomma. Quindi questo è un salto di qualità fondamentale, salto di qualità che viene poi perduto, insomma, no? In epoca imperiale ci sono medici come Celso che dicono che Erofilo, siccome vive in Egitto, evidentemente non sapeva bene il greco, quindi ha sbagliato, ha distinto tra loro termini che in realtà sono veramente sono sinonimi, cioè lui aveva usato due sinonimi per dare due significati diversi, insomma, no? E questa cosa non può essere più capita in epoca imperiale. Questa è una degli esempi, come dire, di involuzione proprio della cultura, insomma, più impressionante, secondo me. Questo non riuscire a capire, pur leggendolo nei libri, insomma, che si potevano creare i termini convenzionalmente, insomma. Questo in epoca imperiale non lo si sa più fare. Ecco, dopodiché ci sono una serie di risultati anche per quanto riguarda i metodi di diagnosi, di terapia, insomma. Per esempio, risale Erofilo l'idea di usare come strumento diagnostico la frequenza del battito. Cioè l'idea che il medico sente il polso, che sembra una cosa del tutto, come dire, tradizionale, no? Adesso non si fa nemmeno più, però una volta era normale, se uno non sta bene, la prima cosa da fare è sentire il polso. È un'idea di Erofilo di Calcedonia, insomma, no? che usava anche orologi ad acqua, insomma, per misurarli con precisione, cioè usava l'orologio per sapere la frequenza delle pulsazioni. E aveva studiato come variava la frequenza delle pulsazioni, sia con l'età del paziente, sia con lo stato di salute. Quindi si era accorto, per esempio, che un aumento di temperatura della febbre corrispondeva a un innalzamento della frequenza, insomma. E aveva studiato tutte queste relazioni, aveva scritto una lunga opera sulle pulsazioni, insomma, di cui abbiamo solo citazioni, frammenti minuscoli, insomma. Altra cosa fondamentale che ha grandi conseguenze culturali è la scoperta da parte di Erofilo del sistema nervoso. Fino allora non si sapeva che l'uomo o gli animali avessero un sistema nervoso, insomma. Esisteva il termine neuron, però era confuso col tendine, insomma. Cioè era pensato soltanto a una struttura, diciamo, in qualche modo fibrosa, insomma, ma non si aveva la minima idea della funzione fisiologica dei nervi, insomma. E Erofilo scopre che esistono i nervi, li distingue dai tendini e scopre, come dicevo prima, la differenza tra il nervo sensore e il nervo motore, insomma. E quindi scopre anche la funzione del cervello, insomma, no? Ora questo è fondamentale per tutti gli sviluppi successivi, insomma. E questa è un'altra novità. Ecco, altre novità importanti riguardano il metodo. Volevo leggere qualche passo. Scusatemi. Ah, scusate, mi è passato sotto l'occhio un altro brano che anche vale la pena di leggere, che è di Tullio De Mauro. Voi non avete sentito parlare, lo conoscete probabilmente, Tullio De Mauro, o no? No, è stato ministro della pubblica istruzione non molto tempo fa, insomma.
un linguista italiano, insomma, insegna la Sapienza. E lui, tra le altre cose, ha scritto un libro su Introduzione alla semantica, in cui scrive: a partire dal secolo XVII, metodo sperimentale e classificazioni rivelano alla più avanzata cultura europea che vi sono cose conoscibili scientificamente senza che tali cose abbiano mai avuto un loro nome né nella perfetta lingua latina né in altre lingue. Quindi l'idea che esistono cose che non hanno nome, secondo un intellettuale importante come Tullio De Mauro, è una scoperta del XVII secolo, anzi della più avanzata cultura europea del XVII secolo. Ora è chiaro che è una riscoperta, perché Eraclito di Calcedonia lo sapeva benissimo, se no non avrebbe potuto inventarsi tutta la terminologia anatomica che noi abbiamo, no? Però il fatto che uno studioso, diciamo, anche di storia della cultura come Tullio De Mauro scriva questo, fa capire come la scienza antica sia sottovalutata sistematicamente. Ecco, non voglio fare una critica personale a De Mauro, ma dare un'idea di come queste cose vengono in genere ignorate. Ecco, questo è anche interessante, un passo di Galeno, in cui Galeno dice, Galeno naturalmente è il massimo medico di epoca imperiale e Erofilo era la principale fonte a sua disposizione, insomma. Però Galeno sistematicamente non capisce Erofilo, insomma, e gli studiosi di oggi pensano che Galeno sia uno dei più grandi intellettuali dell'antichità e non sospettano che prima ci fosse qualcuno più profondo di lui. Leggo questo passo di Galeno, dice: i battiti, quindi le pulsazioni di cui parlavo prima, sui quali Erofilo, che fece un resoconto di osservazioni ed esperimenti più che insegnare un metodo razionale, parlò più a lungo. Cioè Erofilo, secondo lui, invece di fare un'esposizione razionale, aveva perso tempo a fare esperimenti, a descrivere fenomeni, insomma, no? Cioè è chiaro che l'idea dell'esposizione razionale è puramente deduttiva, insomma, per Galeno, cioè non si capisce più l'importanza, diciamo, del metodo sperimentale, insomma, del metodo induttivo, insomma. Cioè è chiaro, se il grosso delle conoscenze viene dai libri, diciamo, e non dagli esperimenti che si fanno, si può pensare che non sia importante fare esperimenti, no? L'importante è dedurre dalle verità assodate da libri abbastanza autorevoli, diciamo, altre affermazioni, insomma. E questo è più o meno l'atteggiamento dell'epoca imperiale. Volevo leggere un altro passo di Polibio. Polibio è uno storico, sapete, non è uno scienziato, però è interessante anche come parla della scuola di Erofilo. Erofilo poi è fondatore di una scuola che dura secoli, insomma, no? In cui appartengono molti medici importanti. E Polibio dice: la parte razionale della medicina ha le sue origini soprattutto da Alessandria, da quelli che sono detti Erofilei e Callimachei. Ma se riportate questi medici razionali alla realtà e gli mettete un paziente tra le mani, scoprite che valgono così poco nel loro lavoro come coloro che non hanno mai letto un trattato medico. Ecco perché volevo leggere questi passi, perché mi sembra interessante innanzitutto il confronto tra questo passo e quello del primo detto di Galeno. Cioè Galeno accusa Erofilo di parlare troppo di osservazioni e esperimenti invece del metodo razionale. Polibio lo assicura di essere troppo razionale, diciamo, e di non dare abbastanza spazio all'esperienza, diciamo. Però l'esperienza di cui parla Empirio è l'esperienza naturalmente terapeutica col malato, non è l'esperimento di Erofilo, insomma. Quello che è chiaro è che né Polibio né Galeno sanno più riconoscere l'utilità del metodo sperimentale, insomma, no? E nemmeno del metodo razionale. E la medicina ritorna ad essere qualcosa di puramente empirico, insomma, che si sviluppa nella pratica diretta col paziente, insomma, no? E quindi si deve prendere in giro chi fa una teoria, insomma, come aveva fatto Erofilo, no? Dice ti voglio vedere di fronte a un paziente cosa sai fare, insomma. Altri passi significativi ancora Galeno: alcuni dicono che di nulla esiste una causa, altri come gli empiristi sono in dubbio tra il sì e il no, ma altri ancora, come Erofilo, l'accettano ipoteticamente.
Ecco, a me sembra molto bello questo passo. Cerofilo usa il concetto di causa, però lo usa in modo ipotetico, insomma. Cioè, fa delle teorie, ma non è certo che la teoria sia vera, insomma. È un modello, se volete, della realtà, non questo è il metodo scientifico, insomma. Cioè, accettare la causa ipoteticamente, insomma. Invece a Galeno sembra quasi un'oscillazione strana di Erofino, no? L'accetta però ipoteticamente, insomma, uno che non ha scelto bene, insomma, da che parte sta. E poi lo critica di nuovo, questo è in un altro passaggio della stessa opera, però un po' di pagine più avanti. Mentre Erofilo, questa è una contraddizione che vede Galeno in Erofilo, mentre Erofilo mette in dubbio ogni causa con molte forti ragioni, si scopre poi che egli stesso le usa. Le usa pur mettendole in dubbio, questa sembra una contraddizione, no? Cioè, quando non si sa più la scienza cos'è, evidentemente. Un'altra citazione di Galeno che a me sembra particolarmente bella, però potrei anche sbagliare, cioè, sembra bella perché la interpreto in un certo modo, insomma, io ve la leggo. Erofilo e i suoi seguaci affermano che la prognosis è la parola greca, è assolutamente certa, mentre la previsione, la prorresis, non lo è affatto. Ecco, cosa vuol dire che la prognosi è assolutamente certa, mentre la previsione non lo è? Cioè, a me sembra che lui voglia dire questo, che un medico che conosce la teoria medica, insomma, due medici, tutti e due bravi, fanno, di fronte allo stesso paziente fanno la stessa prognosi, però non è detto che questa prognosi si verifichi, cioè che costituisca veramente una previsione. Cioè, il che significa che esiste una teoria, però questa teoria è un modello, diciamo, che non sempre riesce a descrivere la realtà. No. Quindi questo significa avere consapevolezza dei limiti del modello che si usa, però anche del fatto che il modello è ben stabilito. Cioè, dire che la prognosi è certa significa che tutti i medici, nelle stesse condizioni, fanno la stessa prognosi. Cioè, esiste una teoria accettata, insomma, no? E anche questo mi sembra un bel esempio di metodo scientifico, non solo, ma di consapevolezza epistemologica, anche dei limiti del metodo. Insomma, no. Ora è chiaro che queste cose in epoca imperiale non si poteva più capire. Insomma. Ecco, volevo fare un breve accenno solo alla chimica, poi finiamo, insomma. Poi la prossima volta penso di fare un cenno, diciamo, alla scienza in epoca imperiale, insomma, e poi dopo finiamo con l'antichità, insomma, no? Ecco, in genere, sapete, le conoscenze antiche nella direzione che noi diremmo chimica sono dette conoscenze alchimistiche, insomma, no? Cioè, ora la parola, sapete l'etimologia della parola alchimia? Lei la conosce, che sa tutta l'etimologia? No. Cioè, alchimia è una parola araba, al è l'articolo arabo, no? Mentre chimia è una parola greca, chiumeia era. Ora, a me sembra significativo che i moderni, come dire, hanno dato il loro nome alla chimica recuperando l'antico nome greco, cioè eliminando l'articolo arabo, insomma, no? E quindi hanno detto, va bene, le varie lingue europee, insomma, più o meno corrispondono al nostro chimica, insomma, chimino, si dice in francese, credo, comunque è il termine greco, togliendo l'arabo. Però poi quando parlano di quella greca, l'articolo arabo ce lo rimettono, cioè dicono che gli chimici greci erano alchimisti, insomma, no? Che c'è qualcosa di strano, secondo me, di contraddittorio. Ora, il termine chimeia è attestato abbastanza tardi, in epoca imperiale, insomma. Però ci restano così poche opere su queste cose, insomma, questo non significa che il termine sia tardo. Però il verbo cheo, da cui deriva probabilmente, diciamo, ci sono varie opinioni sull'etimologia di chiumeia, da cui potrebbe derivare la parola
Chiumeia è attestato più anticamente. E tra l'altro serve a, diciamo la radice del verbo, serve a formare il composto siunchiusis, che significa composizione. Il siun è il con, quindi questo cheocon dà la composizione, che ha un significato molto simile alla nostra composizione chimica, insomma, come si vede in un passo che adesso vorrei leggere, che è tardo, di Stobeo, però in cui si parla delle teorie degli stoici, quindi si parla, diciamo, dell'epoca ellenistica, insomma, la scuola antica stoa si sviluppa nel terzo secolo a.C. E questo passo mi sembra interessante per far vedere come tra queste conoscenze che poi si sono tramandate come conoscenze ellenistiche c'erano anche alcune conoscenze che noi diremmo chimiche. Gli stoici, dice Stobeo, pensano che siano cose tra loro diverse il conglomerato, cioè parathesis, la mescolanza, mixis, la miscela, crasis, e la composizione, siunchiosis. Cioè distinguono tutti questi vari modi, diciamo, di unire materiali tra di loro. La mescolanza è la completa compenetrazione di due o più corpi, quindi a differenza, diciamo, del conglomerato, in cui rimangono separati, no? Nella mescolanza si mescola, che però conservano le proprietà di ciascuno. La miscela, e si sostengono, quindi la crasis, è una compenetrazione completa che avviene tra due o più liquidi e che conserva le proprietà di ciascuno. Nella miscela appaiono insieme le qualità di ciascuno dei liquidi miscelati, come il vino, miele, acqua, aceto e simile. Se io mescolo acqua e aceto, rimangono le proprietà dell'acqua e le proprietà dell'aceto, quindi è una miscela. Che in tali miscele si conservino le qualità dei singoli costituenti è mostrato chiaramente dal fatto che spesso, con opportuni accorgimenti, è possibile separarli di nuovo. Se in una miscela di acqua e vino si introduce una spugna unta d'olio, l'acqua sarà attratta dalla spugna e si separa dal vino. La siunchiosis, la composizione di due o più qualità, è invece la metabolè, cioè la trasformazione del corpo, che dà origine a qualità diverse da quelle iniziali, come accade nella siunchiosis, nella sintesi di essenze o di prodotti medicinali. Ecco, qui è molto chiara l'idea di che cos'è una composizione chimica, come si distingue da una miscela, insomma, mi sembra. No? Ecco, quindi questa è un'idea certamente presente, diciamo, nella scienza ellenistica, come era presente, come dicevo prima, la conservazione della massa. Altre idee si possono ricavare, ci sono anche una serie di idee naturalmente concrete che riguardano reazioni, quelle che noi chiamiamo reazioni chimiche, insomma, proprio la descrizione di reazioni chimiche, però in genere queste sono confluite poi nella letteratura alchimistica, quindi è difficile isolare quali erano le conoscenze iniziali. Però quello che è interessante è che se si leggono i papiri alchimistici, voi sapete che le opere alchimistiche sono caratterizzate da una serie di richiami anche religiosi, esoterici, diciamo, simbolici e così via, però questi ingredienti sono tanto meno presenti quanto più il papiro alchimistico è antico. Se voi vedete i primi papiri alchimistici, non c'è nessun riferimento religioso, diciamo, sono un insieme di ricette per preparare sostanze. Insomma, no? Quindi questo suggerisce, diciamo, che le conoscenze alchimistiche nascono contaminando quelle che erano conoscenze, diciamo, di una scienza empirica, se volete. O, si può capire fino a che punto fosse pura empiria, fino a che punto ci fossero elementi scientifici, questo si può discutere. Con elementi di tipo religioso, questo avviene particolarmente in Egitto, insomma, no? Dove ci sono anche tradizioni nei templi che risalgono addirittura all'epoca faraonica, religiose, e si mescolano queste cose, diciamo, e si dà origine alla letteratura alchimistica che viene. Però alcune conoscenze, ecco, la conoscenza che dicevo prima che riguarda l'idea di sostanza chimica ha un altro aspetto importante che è scientifico, cioè sembra che nasca il concetto di molecola. Cioè il concetto di molecola, non so voi quando lo fanno risalire, in genere si dice che il concetto di molecola risalga, almeno il più antico testo moderno in cui l'ho trovato è Boyle,
Boyle, quello della legge di Boyle, insomma, che ha scritto un'opera che si chiama Il chimico scettico, insomma. E nel chimico scettico si parla di molecola. Il chimico scettico è scritto sia in inglese che in latino, ma il termine in latino è molecola, moles, diciamo, pure il diminutivo, molecola. Ora, l'opera di Boyle, Il chimico scettico, è sviluppata come dialogo tra filosofi che aderiscono all'antico scetticismo, insomma. Quindi l'ambiente è quello del pensiero antico, insomma, in particolare del pensiero scettico. E una delle principali fonti di Boyle sull'antico scetticismo è Sesto Empirico. No, ora, in Sesto Empirico si trova la parola onkos. Vorrei trovare il passo, ma... Ora, la parola onkos viene tradotta sistematicamente con moles, in latino, diciamo, anche in altri significati. Voi conoscete onkos come termine che dà luogo a oncologia, immagino, insomma, no? Quindi è una massa onkos, che viene usata per la massa tumorale, ma viene usata come massa anche in altri contesti, per esempio in idrostatica, insomma, si parla della mole, insomma, del corpo, insomma, come onkos. Però Sesto Empirico parla di onkos nel senso come componente ultimo delle sostanze che differisce dagli atomi, perché a differenza degli atomi può trasformarsi grazie a una riorganizzazione delle sue parti. Quindi sembra che sia un insieme di atomi e riorganizzando gli atomi costituito dà luogo a sostanze diverse. E questo concetto di onkos in questo senso è attribuito da Sesto Empirico a Eraclide Pontico e a Asclepiade di Prusa. Eraclide Pontico risale addirittura al IV secolo a.C., mentre Asclepiade è del primo a.C. insomma. Quindi sembra che il concetto di molecola ci sia, diciamo, nella scienza antica e anche che sia la fonte, diciamo, del concetto di molecola che viene poi recuperato da Boyle, insomma, no? Quindi anche questo è un aspetto che mi sembra significativo. Poi ci sono naturalmente una serie di termini che si può sospettare che individuassero concetti diversi. Per esempio c'è l'uso del termine oxos, è interessante. Oxos viene tradotto in genere aceto. Ora, naturalmente aceto ha la stessa radice di acidus, diciamo, e quindi il concetto di acido si sviluppa, diciamo, dando una traduzione alternativa di oxos. Però se si vede in che contesti è usata la parola oxos, per esempio nei papiri alchimistici, è abbastanza chiaro che non si parla di aceto, ma si parla di acidi anche forti, insomma. Quindi probabilmente c'è il concetto di acido, insomma, no? Vi sono descrizioni, per esempio, di reazioni chimiche in cui la sostanza che viene indicata come oxos è qualcosa come acido solforico, acido cloridrico, insomma, no? Quindi è probabile, per esempio, che anche questo fosse un concetto che era stato elaborato, però dicevo è difficile ricostruire le conoscenze chimiche perché sono confluite in questa letteratura alchimistica che è stata contaminata, diciamo, da conoscenze di tutt'altro genere, insomma. E d'altra parte una conoscenza, come dire, un elenco, diciamo, di procedimenti empirici, insomma, in questo momento non lo saprei nemmeno fare, non sarebbe molto interessante. Certamente erano noti dei procedimenti empirici per preparare sostanze, per esempio per preparare coloranti, insomma, no? Ecco, in epoca ellenistica, mentre i coloranti in epoca classica si sviluppano, sono fatti direttamente con sostanze vegetali o animali, comincia a esserci un'industria dei coloranti che usa procedimenti in cui intervengono anche quelle che noi oggi chiamiamo reazioni chimiche, però fino a che punto ci fosse una teoria di queste cose, ecco, non lo saprei dire ed è un problema aperto, direi, insomma. Ma io finirei così, se non ci sono domande.